Ciao a tutti, sono Jerry di Hydra Games, Tana the Goblin Perugia, e oggi andrò a fare l'unboxing dell'ultimo acquisto associativo, cioè Michael, edito dalla Manca Lamaro, che per l'occasione ha creato un nuovo brand, Dark Lamaro, in cui andrà a pubblicare tutti quei giochi che si discostano dal loro solito target, un po' più cupi, diciamo. Parliamo di Michael. Michael è un gioco da 1 a 4 giocatori, da 14 anni in su, e dalla durata di circa 60-75 minuti. In questo gioco interpreteremo dei psichiatri che dovranno risolvere, diciamo, 24 differenti personalità di una persona soggetta a un disturbo dissociativo di identità. Queste 24 personalità rimandano a un famoso caso statunitense di un criminale che aveva questo problema e che era stato assolto nonostante avesse commesso parecchi crimini. E se volete andare a cercare, si chiama Billy Milligan ed è un caso che ha fatto a suo tempo molto clamore. Adesso andiamo ad aprire la scatola. Abbiamo il regolamento. Le immagini sono molto curate. E andiamo a vedere i componenti. Abbiamo 4 Ziploc, abbiamo dei segnalini, e due mazzi di carte. Un terzo mazzo di carte con dei contaturni, dei contatori, insomma. Vedo che già avevo letto qualcosa. C'è un segnalino che è differente perché ci doveva essere due segnalini viola e ci sono un segnalino pillola che credo sia questo bianco, e poi un segnalino nero e uno bianco. A questo punto credo che si siano sbagliati e segnalino bianco avrebbe dovuto essere questo rosso, a meno che non consideriamo un omino una pillola, però già avevo letto di questa discrepanza. Vorrei aprire i mazzi di carte per vederne la qualità, però cerchiamo di evitare qualsiasi spoiler, quindi no, cercherò di non mettere a fuoco quel che c'è scritto sulle carte. Sembra che mi riesca di aprirlo. Ok, ci siamo. Una lotta fra me e lì ce lo fanno. Ok. Abbiamo diversi nomi con un numero che dovrebbe essere. Noi abbiamo provato una demo questa domenica da Ottaviani in cui i componenti erano un po' diversi. Queste sono le varie sessioni in cui verranno fatte le domande a Michael, verranno contattate diverse personalità
ogni mazzo può essere usato soltanto nella sessione corrispondente. Quindi questi sono i personaggi, anzi gli oggetti della quarta sessione, terza sessione. Seconda sessione. E questi sono invece quelli della prima e della seconda, suppongo, più i vari oggetti. Andiamo a aprire anche questa. Abbiamo diversi oggetti che verranno usati di volta in volta per risolvere le varie personalità all'interno di Michael. Infatti questo è un altro mazzo di carte. Adesso andiamo ad aprire il mazzo di carte che contiene i personaggi. Abbiamo diversi luoghi, diversi luoghi temporali anche, diciamo, oltre che personaggi. Questi sono i quattro psichiatri che andremo a utilizzare, sono fronte e retro, quindi abbiamo una scelta tra diverse persone. E questi invece sono tutti gli oggetti che credo vengano richiesti o servono a risolvere. Adesso non so di preciso perché nella demo non erano presenti. E questo è quanto. Le carte sono di fattura, diciamo, media, non sono telate. Credo si possono anche rovinare facilmente, ma non credo vadano mescolate così tanto da arrivare a una forte usura. Questo è quanto e ci rivediamo al prossimo unboxing. Ciao a tutti!